l'onorevole Baldini per la disponibilità e quindi ecco, inizierei i lavori con il tavolo di presidenza l'onorevole Baldini, il vicepresidente Marco di Assosistema Confindustria e la presidente Maria Carmela Colaiacovo di Confindustria Alberghi. Prego. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in questa conferenza stampa che credo che sia veramente importante perché quando parliamo di energia parliamo chiaramente in Parlamento e giustamente in... Cosa c'è che non va? Ah, ok. Si sente? Sì. Ah, ok. Scusate, è una cosa tecnica. Si parla comunque di interessamenti di energia e si parla chiaramente di geopolitica, di situazioni importanti, no? Da dove arriva il gas, da dove arriva l'energia e come possiamo fare chiaramente per trovare delle forme alternative, come far coabitare questo bisogno di energia in tante forme energetiche. Ma oggi andiamo su un argomento molto più tangibile dell'Italia e un argomento su cui io credo moltissimo che è il settore turistico. Il settore turistico è il 13% del PIL italiano, quindi un settore molto importante dal punto di vista economico, ma anche quello che rappresenta l'identità italiana. È attraverso il turismo che possiamo esprimere le nostre capacità di creare economia, di creare bellezza, di avere quell'identità riconosciuta in tutto il mondo. Io veramente ho l'onore qua di avere due presidenti così importanti di Confindustria Alberghi e di Assosistema, che rappresentano quel settore alberghiero dove le lavanderie industriali, che magari uno non ci pensa nemmeno, perché dice: ma cosa c'entra la lavanderia? Comunque richiedono molta energia e quindi molti costi per poter fornire all'utenza quindi un'adeguata struttura alberghiera. Ma io non vorrei togliere la parola perché non sono del mestiere, però so benissimo che l'Italia deve andare direttamente su problematiche che poi sono quelle che impediscono anche un determinato tipo di turismo. Darei la parola alla Presidente di Confindustria o chi vuol parlare? Presidente di Confindustria Alberghi. Io sono Maria Carmela Colaiacovo, appunto presidente di Confindustria Alberghi. Oggi siamo qua con i nostri colleghi di Assosistema perché per noi lavoriamo in stretto contatto e sono fra i nostri partner più importanti nella gestione delle nostre aziende. Per prima cosa partirei con una fotografia del settore, così un po' per dare qualche numero. Allora, con oltre 32.000 strutture, 1 milione di camere, circa 2 milioni di posti letto, l'offerta alberghiera italiana è fra le prime per capacità in Europa. Questi sono numeri che ci teniamo a darvi. È particolarmente rilevante il peso economico del nostro settore, ovviamente in un'epoca pre-pandemica. Secondo Istat, il settore è costituito da oltre 22.000 imprese alberghiere, che occupano 220.500 lavoratori per un fatturato complessivo di 21 miliardi. Questo, sulla base delle nostre stime, nel 2019 le spese per l'acquisto dell'energia ammontavano a circa 1,1 miliardi di euro e assorbivano il 5% del fatturato. Questi sono i primi dati che vi posso dare. Quell'alberghiero è stato tra i primi e più colpiti settori dalla crisi determinata appunto dal Covid-19, che ha falcidiato la domanda turistica. Nel 2020, tanto per dare anche qui qualche numero, gli arrivi nelle nostre strutture alberghiere sono stati di 39 milioni, cioè meno 60% rispetto all'anno prima, al 19, e le presenze 123 milioni con un meno 56%, con un impatto particolarmente drammatico sulla componente straniera che è andata a meno 77% per gli arrivi e meno 73% per le presenze.
Poi quindi il crollo della domanda si è riverberato sul fatturato del settore che dagli oltre 21 miliardi del 19 è sceso a meno 54%, a 9 miliardi, 9 miliardi e mezzo. Solamente a partire dal mese di giugno e per alcune destinazioni, sicuramente le marittime che hanno fatto una buona stagione, alcuni borghi, quindi un'Italia, un'altra Italia, si è registrato un parziale recupero grazie soprattutto alla clientela di prossimità, quindi la clientela italiana e una parte di clientela europea. Ma le città d'arte, tradizionalmente vocate al turismo internazionale, purtroppo ancora questo tipo di turismo è latitante. Sono ancora in grandissima sofferenza, con tassi di occupazione che sono ancora meno della metà di quelli pre-Covid, un fatturato che è inferiore di oltre il 60%. Abbiamo portato alcuni dati, non so se riusciamo a. Vabbè, comunque cercherò magari di darveli per farvi capire un po' i numeri. Roma abbiamo avuto un meno 54% sull'occupazione, con un meno 64% sul fatturato delle imprese. Milano meno 49,8, quindi meno 50% sull'occupazione e meno 57% sul fatturato. Firenze meno 53% sull'occupazione, meno 63% sui fatturati. Venezia meno 54% di occupazione. Quindi tutti i dati che si aggirano su questi numeri. Per tutte le grandi destinazioni italiane del turismo che eravamo abituati ad avere con occupazione intorno all'80-90%, questo per. E quindi tante famiglie, tante imprese che lavoravano appunto in questo settore. Secondo i dati del Centro Studi Confindustria, l'impennata dei prezzi dell'energia si è determinata già durante il 2021, soprattutto negli ultimi mesi, con un'ulteriore crescita nei primi mesi dell'anno corrente. La sola componente del gas ha visto per il settore alberghiero un incremento di prezzo tra gennaio e dicembre 21 del 400%, a fronte di un fatturato ancora in contrazione. Nelle principali città d'arte, il fatturato registrato nel 21 è infatti inferiore, abbiamo visto, al 60% rispetto al 19%. Quindi per noi l'abbiamo definita una tempesta perfetta. Prima abbiamo avuto la pandemia, poi c'è arrivata la guerra, insieme alla guerra il rincaro energetico. In assenza di adeguati correttivi, secondo le nostre stime, l'incidenza dei costi dell'energia passerà dal 5% al 20% del fatturato delle imprese, quindi diventerà una voce insostenibile. E questi livelli sono insostenibili per le nostre aziende, che stanno vivendo una situazione appunto di bassissima domanda e quindi anche di bassa attività. È necessario in qualche modo sostenere questa situazione e non possiamo neanche scaricare il prezzo di questi costi sulla clientela. Non si possono aumentare i prezzi anche perché c'è una bassissima domanda, quindi questo fa sì che i prezzi non possono essere aumentati. E quindi bisogna trovare altre strade, altre soluzioni. Lascio la parola al mio collega per poi magari cercare di trovare insieme Bene, grazie. qualche idea, infatti. Buon pomeriggio a tutti e un ringraziamento particolare all'onorevole Maria Teresa Baldini per aver proposto e reso possibile questa conferenza stampa che il suo sistema Confindustria ha organizzato insieme appunto a Confindustria Alberghi. Mi associo in qualità di vicepresidente di Assosistema Confindustria al grido d'allarme lanciato dalle imprese alberghiere per portare la testimonianza del nostro settore, quello delle lavanderie industriali che forniscono il servizio di noleggio e sanificazione della biancheria per gli hotel. Due parole su cosa sono le lavanderie industriali, perché noi sono organizzazioni
sviluppate su tutto il territorio, perché non possono essere centralizzate oltre una certa misura, che normalmente è quella pluriprovinciale. Sono delle organizzazioni che provvedono appunto a reperire tutto il materiale tessile necessario, nelle qualità, nelle caratteristiche, nelle cogge, tutto quanto è necessario per poter vestire le strutture alberghiere e gli hotel. Ma non solo vestire, lo devono vestire e devono tenere una manutenzione costante e quotidiana. E per far questo, appunto, sono dotati in un'organizzazione che ha tutta la logistica e i trasporti, ma devono avere delle industrie sul territorio. Industrie che sono industrie anche con una tecnologia abbastanza complessa, che hanno bisogno di molta manodopera e molta tecnologia. E quindi è un insieme abbastanza importante e che comporta notevoli investimenti. Come capirete, quindi sono delle macchine che devono viaggiare sempre a un regime molto alto per poter essere ammortizzate. E in momenti come questi che abbiamo passato negli ultimi 2 anni sono momenti veramente terribili. Ecco, nell'ambito di una tempesta perfetta noi viviamo un momento terribile, ecco, se per poter approfondire. L'Osservatorio Centro Studi di Assosistema Confindustria ha periodicamente analizzato i numeri della crisi delle lavanderie industriali operanti nel settore del turistico, non solo alberghiero ma anche della ristorazione. Evidenziando in particolare a dicembre del 2021, e quindi siamo molto vicini, un calo di attività dell'85%, con una previsione per questi primi 3 mesi del 22 di un meno 65%. Cos'è accaduto? Ripercorriamo le conseguenze del periodo pandemico. I numeri parlano da soli: nel 2020 il settore delle lavanderie industriali per il turismo ha registrato una perdita di quasi 400 milioni di euro di fatturato, mentre nel 2021 una perdita di 350 milioni di euro. A questa situazione già fortemente critica si aggiungono i recenti rincari dei costi di energia, del gas e delle materie prime, che rappresentano un più 38% di aggravio sull'attività delle nostre aziende, che non è più possibile sostenere. La situazione diventa decisamente drammatica se si considerano i valori del 2019, rispetto ai quali nelle rilevazioni di energia e gas si registrano aumenti rispettivamente del 500% e del 800% per il gas, che vuol dire qualcosa come 8 volte la bolletta che veniva pagata dalle imprese nel 2019. Tenete conto che la parte energetica per le nostre imprese a grandi linee incideva, perché adesso ormai sono numeri passati del passato, incideva per il 7-8% mediamente. Quindi questi numeri già una riflessione la fanno capire. In un sistema che era abituato ad un lavoro costante, un servizio costante nel tempo, con dei ritocchi su base Istat, spesso non completi, ma sulla base dell'80%, 75% dell'Istat. Quindi il sistema era questo. Quindi noi con i nostri partner avevamo questo tipo di abitudine e consuetudine, e quindi i nostri partner poi potevano offrire alberghi e ospitalità nelle migliori condizioni ai propri clienti. Tutto questo sta complessivamente cambiando. La ricaduta sui costi del nostro servizio sono circa del 38%, e mi rendo conto di essere una cifra molto importante. Tutto ciò inoltre mette a rischio anche quello che è l'occupazione del nostro settore. I nostri numeri sono circa 30.000 persone impiegate sul territorio, e di cui circa il 65% è personale femminile. Sempre il nostro centro studi ha stimato che una media lavanderia che opera nel sistema sanitario alberghiero nei primi 3 mesi del 22 ha perso circa 300.000 euro rispetto al 2019. Questo giusto per dare dei numeri concreti, quelli che nel nostro caso sono medie imprese. Segnaliamo inoltre che a breve le imprese si troveranno a fare i conti anche con il razionamento delle risorse e delle materie prime per via degli approvvigionamenti che sono sempre più difficili e lunghi e si stanno riscontrando in questo periodo. In particolar modo il tessile, cui costo è cresciuto negli ultimi 6 mesi di circa il 30%. Qual è il nostro auspicio? È che il governo, anche grazie alla condivisione di tutte queste informazioni, di questo tipo di lavoro, si renda conto e inizi a strutturare i provvedimenti non più in base a una logica di intervento diretto e isolato nel solo settore colpito,
ma inizi, analizzi, intervenga utilizzando una logica di filiera, come stiamo facendo e stiamo dimostrando di saper fare oggi con questo, con questa conferenza stampa. Se il turismo deve ripartire, deve trovare un sistema di servizi pronto a garantire la consueta qualità igienica e di prodotti, in caso contrario ci troveremo ad avere un settore alberghiero che potrebbe avere difficoltà a rispondere alle esigenze di nuovi turisti, che hanno come priorità il benessere con la sua qualità igienica e la sua sicurezza del soggiorno. Ancor più dopo l'esperienza del Covid, che è freschissima, anzi, devo dire ancora, purtroppo ancora attuale. È importante quindi che il governo intervenga a livello nazionale per sostenere le imprese alberghiere e tutta la filiera, comprese le lavanderie industriali, naturalmente, e far sì che i turisti internazionali tornino a visitare l'Italia e quelli nazionali non preferiscono andare all'estero per trovare rispondenza alle proprie aspettative. Sono stato in Spagna recentemente e ho trovato una notevole presenza di turisti. Non lo so, forse più a ovest, però lo do come dato, come piccolo dato. Ecco, grazie. Intanto grazie di queste relazioni, adesso cerchiamo di vedere quelle che possono essere le vostre proposte. Mi sembra molto chiaro che ci deve essere un cambiamento, no? Un cambiamento proprio nell'impostazione del turismo. Cioè quindi vedere il turismo non più qualche cosa spot, ma qualcosa, come diceva lei, a filiera. Perché se si interrompe una filiera, si interrompe una comunicazione lavorativa tra una persona, cioè tra un settore e l'altro, si interrompe praticamente il turismo. E credo che debba anche far riflettere questo argomento molto sul nuovo turismo che deve arrivare, perché è un turismo che dopo il Covid non sarà un turismo uguale, sarà un turismo che richiede comunque il benessere, ma richiede un turismo in salute, un turismo dove appunto il lavaggio quotidiano della biancheria, dove questa biancheria, che del resto in Italia, devo dire, è sempre stata, almeno negli alberghi, nelle mie conoscenze che ho, insomma, molto importante, molto anche, diciamo, di qualità, no? Rispetto anche a altre parti del mondo, non veniamo superati anche in questo settore, che è un settore fondamentale, un settore importantissimo, perché dal piccolo albergo alla grande struttura alberghiera, la biancheria è sempre stata un qualcosa di qualità. Quindi, quali sono le proposte? Perché pensiamo anche a determinati luoghi. Pensiamo, io sono nativa di Forte dei Marmi, e quindi c'è un turismo, lo vorrei chiedere alla Presidente di Confindustria Alberghi, c'è un turismo di qualità, un turismo comunque del lusso, no? E comunque, come vede lei Forte dei Marmi in un prossimo futuro da questo punto di vista turistico alberghiero? Adesso Forte dei Marmi... Dico Forte dei Marmi per dire... Forte dei Marmi, come altre destinazioni italiane che rientrano nella tradizione delle grandi destinazioni, soprattutto nascono come destinazioni per le nostre famiglie, no? Forte dei Marmi è appunto una struttura, è una destinazione che ha questa tradizione, oggi è fra le nostre destinazioni anche del lusso, del turismo italiano. Sicuramente, come le destinazioni che abbiamo avuto, di cui abbiamo parlato in precedenza, soffrirà. Avrà sicuramente, da parte sua, avrà il vantaggio di poter colmare questo vuoto appunto con un turismo di prossimità, ma tutta quella fetta di turismo internazionale, ancora anche per una destinazione come Forte dei Marmi, sarà molto difficile ad avere per quest'anno. E quindi gli albergatori che hanno anche fatto dei grandi investimenti, certo, perché poi per avere strutture di un certo tipo significa aver investito molto, ci troveremo davanti a delle, appunto, ci troveremo davanti a delle difficoltà notevoli. Su questo è in dubbio. Ecco, io volevo far venire qua l'onorevole Ferri, che con me, insomma, ha promosso questa iniziativa. Volevo lasciare la parola, perché Massimo, qui siamo in tre, abbiamo parlato, quindi ti lascio intanto questo. Grazie. Prego. Sal.
Sì, lasciamo a lei. Sì, ma intanto grazie all'onorevole Maria Teresa Baldini e alle associazioni oggi presenti per questo momento di confronto che ritengo essenziale e fondamentale, perché si parla molto di bollette, si parla di aumenti dei costi dell'energia, del gas, e abbiamo visto la difficoltà delle famiglie e la difficoltà di tanti imprenditori. Oggi parliamo di turismo, parliamo di settore alberghiero. Con l'onorevole Baldini in queste settimane abbiamo lavorato e discusso su questo tema e abbiamo fatto la considerazione, che oggi poi trova momento di confronto con le associazioni, che ringrazio perché è portata avanti le istanze legittime dei vostri iscritti e di chi fa impresa, di chi ha alberghi, di chi ha strutture alberghiere, di chi è in prima linea, di chi durante la pandemia è stato già messo in difficoltà, perché sappiamo il turismo e quanti alberghi e strutture ricettive sono state chiuse nel periodo della pandemia. Ci sono stati sì ristori, abbiamo fatto anche tante battaglie qui in Parlamento in favore del turismo alberghiero, per cercare di ridare vita, ma chi ha vissuto a Roma, nelle città di arte turistiche, dove si lavora, e vedere questi alberghi chiusi, vedevi una luce spenta e quindi un qualcosa che ti feriva al cuore ancora di più. Oggi il tema, dopo la pandemia, è quello del costo delle bollette. Non se si supera e si cerca di superare il tema della pandemia, stando sempre tutti attenti, perché l'attenzione deve essere massima anche nel tema sanitario, e ringrazio i vostri iscritti, le strutture alberghiere, anche per la sensibilità che hanno ogni giorno nel rispettare le regole per quanto riguarda la pandemia e quindi i controlli, il Green Pass, il vaccino, le distanze, l'igiene e tutto quello che ruota intorno anche a uno che ha un'attività con mille difficoltà. E oggi il tema è quello delle bollette, perché proprio parlando di salute, di igiene, di accoglienza e di offerta che deve fare un imprenditore alberghiero, tutto quello che riguarda la pulizia, pensiamo a tutto quello che riguarda l'attività industriale dal punto di vista delle per lavare le lenzuola, per lavare le tende, le coperte, tutta un'attività che ha la base della propria attività, perché in una camera la prima cosa che guarda un cliente quando offri è l'ospitalità e l'accoglienza e la pulizia per l'albergo. Quindi tutto quello che devi lavare, tutte le lavatrici industriali, e quindi il consumo di energia che c'è per una continuità e una quotidianità che l'imprenditore e chi ha il settore alberghiero è posto ogni mattina, no? Nel cambio delle lenzuola, nel lavaggio, nell'asciugamani, tutto quello che non entro nei dettagli ma conoscete meglio di me. E tutto questo comporta dei costi, perché già costa la lavatrice e il consumo a casa nostra, nel consumo dell'utile. Figuratevi in una struttura alberghiera dove ci sono numeri enormi, dove l'attività ci vuole quella industriale per consegnare tutta l'attività, no? Chi lo porta all'esterno, chi ce l'ha interno, con un consumo di energia che riguarda sia l'imprenditore se lo fa all'interno del proprio albergo, sia se lo fa all'esterno appoggiandosi a chi è titolare, che lo fa a livello industriale e che quindi lo fa come esterno, però collegato con un costo che ha l'imprenditore in prima persona, che ha anche le lavatrici industriali, tutti i mezzi industriali per consentire questo, oppure l'imprenditore che appunto deve farlo nel rapporto debito-credito con l'imprenditore albergatore. Allora noi cosa chiediamo? In Parlamento porteremo avanti questa voce di equiparare queste categorie. Mi ricorda un po' quando parlavamo dei codici Ateco e davamo i ristori, che ogni volta mancava un codice e ti telefonava qualcuno a dire: ma sti codici, possibile che c'è questa attività e non c'è quell'altra? Ecco, sul tema bollette, energia e gas, ci sono le spese che tutti riescono, chi produce energia, e quindi è facile andarla a individuare, ma c'è tutto un mondo, e in primis quello turistico alberghiero, che ha un consumo enorme di energia e che deve avere gli stessi benefici, gli stessi incentivi che si danno per chi è nel settore energetico, perché comunque l'energia, l'elettricità
tutte queste attività, basta vedere le dimensioni di queste grandi lavatrici, a chi è capitato, voi siete nella quotidianità come imprenditori, ma io ne ho visitate diverse di attività industriali, dove vedi questi enormi macchinari per il lavaggio, il consumo, ma anche il fatto di stirare, il consumo dell'energia per stirare, oltre a quello di far funzionare le lavatrici, con un consumo di energia notevole che molte volte è pari a chi produce energia o a chi è nel settore energetico, se non di più. Quindi anche degli interventi, questo è lo stimolo che abbiamo a livello parlamentare e raccogliamo le vostre istanze, è quello di far capire questo settore che è basilare, fondamentale per la ripresa e per il settore turistico e che è strettamente collegato a tutto il tema della quantificazione dei costi dell'energia. Quindi vi ringraziamo per questo stimolo e cercheremo, nei limiti delle nostre possibilità, di portare in questa aula alla Camera dei Deputati, insieme alla collega e amica Baldini Maria Teresa, la voce e le istanze, cercando di dare queste risposte, quindi facendo capire bene questo collegamento per chi come voi è in un settore turistico, ma che ha un riflesso dal punto di vista economico e anche della qualità del servizio e dei costi, perché è chiaro che poi è difficile far capire all'utente, al turista, l'aumento della camera, ma l'aumento della camera è necessariamente dovuto a una serie di costi che sono moltiplicati, triplicati per quanto riguarda questo settore, e quindi se ne deve far carico lo Stato con degli incentivi, se no è chiaro che l'ultimo anello della catena, che è il turista, si vede aumentare. Io non so se tra le varie proposte, anche quando si parla di tassa di soggiorno, se c'è una, come vengono veicolate spese queste tasse di soggiorno, come vanno a incidere, perché anche su quello, in un momento di difficoltà dove ci dovrebbe essere la massima trasparenza anche nell'incidere, nel momento in cui comunque, perché chiaramente il turista paga la tassa di soggiorno, allora noi vogliamo capire dove viene spesa la tassa di soggiorno. Si vede aumentare giustamente il prezzo della camera perché ci sono le bollette che aumentano, e non si può non intervenire con delle misure chiare ed efficaci, e non possiamo lasciare, questo è il punto, solo l'imprenditore che gestisce strutture alberghiere e chi gestisce tutta questa attività legata all'industrializzazione di quello che noi siamo abituati a vedere, la lavanderia classica, ma qui si parla di lavanderie industriali e che sono dei veri e propri imprenditori che hanno delle spese enormi e che i costi dell'energia li sta portando fuori mercato e quindi con tante difficoltà. Grazie, scusate se mi sono allungato. Grazie, non so se il Marchetti voleva dire qualcosa, io se no manderei in collegamento i nostri imprenditori che sono collegati, quindi proprio partendo da quello che ha detto appunto l'onorevole Ferri, e lascerei a questo punto la parola anche alla collega che ci segue per la testimonianza alberghiera, in modo tale che può portare avanti un po' il discorso avviato già dall'onorevole Ferri. Buongiorno a tutti, sono Chiara Caridi. Intanto volevo ringraziare dell'invito perché è una grande opportunità per noi riuscire a portare la nostra testimonianza, visto che ci consideriamo un po' una categoria un po' invisibile, visto che non è mai nemmeno scesa in piazza durante i momenti caldi del lockdown, ma che comunque ha subito, come ha detto la Presidente con la Jacopo, il primo impatto, è stata la prima categoria a subire il grosso effetto devastante del lockdown e sarà una delle ultime a venirne fuori. Noi siamo albergatori da oltre 60 anni e il nostro gruppo Ars Hotel ha due alberghi per 220 camere nel centro di Firenze, con due ristoranti, un piccolo centro benessere che abbiamo ultimato durante la pandemia e un centro congressi. Intanto per contestualizzare diciamo il nostro settore, noi siamo partiti da zero 60 anni fa
e investendo sempre sulle strutture e in promozione e sulla professionalità, siamo riusciti ad arrivare fino a oggi. E comunque un grosso driver del nostro lavoro è l'investimento che facciamo annualmente sulle nostre aziende. Purtroppo la pandemia, come abbiamo già detto, ha in un momento cancellato, se possiamo dire, questi 60 anni di lavoro e ci ha messo in ginocchio e ovviamente abbiamo dovuto bloccare tutti gli investimenti e adesso che qualcosa piano piano stiamo ripartendo eccetera, è necessario pensare a invece continuare a investire nelle nostre aziende per renderle concorrenziali, competitive, attrattive, visto che comunque anche l'offerta, parlo di Firenze, nel centro e non solo nel centro, è aumentata a dismisura negli ultimi anni. Quindi un'azienda alberghiera, per poter fare il proprio lavoro in maniera ottima, deve essere concorrenziale. Inoltre dico che il nostro lavoro, le perdite che abbiamo subito non sono assolutamente recuperabili. Siamo aziende che non possiamo delocalizzare la nostra impresa, siamo aziende che vendono un prodotto che è deperibile, perché oggi se non vendo una camera domani non la posso vendere, non possiamo fare magazzino, quindi sono tutte peculiarità delle nostre aziende che sottolineano ancora di più la difficoltà che abbiamo subito e che difficilmente, cioè non possiamo recuperare. Con la ripartenza molto lenta e molto incerta, con tante difficoltà, si è aggiunto adesso due problemi. Uno iniziale, e problemi legati alla guerra dell'Ucraina, in Ucraina, perché ovviamente appena iniziata la ripartenza c'è stato uno stop di tutte le vendite. Inoltre il caro energia. Allora vorrei condividere con voi questi dati che sono semplici ma molto significativi. Eccoli qua. Allora, parliamo annualmente, come ha detto anche la nostra Presidente. Noi nel 2019 il nostro gruppo aveva un fatturato di oltre 10 milioni di euro, nel 2020 abbiamo avuto una perdita dell'80%, con un'occupazione che dall'89%, occupazione in termini di vendita di camere, è passata almeno 65%. Quindi nel 2021, quando si pensava che potesse ritornare quantomeno in una situazione normale, le perdite sono comunque state pesantissime, 68% di perdita di fatturato con un 55% in meno di occupazione di camere. E la stima che abbiamo per il 2022, che doveva essere l'anno della super ripartenza, aggira intorno a un fatturato quasi del 30% in meno, con un'occupazione del 22% in meno, perché comunque finora il mercato non è ripartito. Guardiamo più nel dettaglio i primi tre mesi, che danno una fotografia ancora più precisa. Noi nel 2020, anno di inizio lockdown, quindi con lockdown è cominciato solamente a marzo, il primo trimestre abbiamo registrato quasi un 36% in meno di fatturato, con 20% di occupazione in meno, per poi arrivare all'85% nel 2021 di calo di fatturato, perché comunque fino a aprile, diciamo, c'è stato quasi un lockdown di fatto, con un 80% di occupazione in meno, e si è stimato un consuntivo dei primi tre mesi con un 50% di perdita di fatturato e un 43% di perdita di occupazione. Se andiamo a vedere la stima e l'incidenza dei costi dell'energia, si vede che nel 2019 annualmente
il costo, l'incidenza del costo dell'energia sul fatturato si aggirava intorno al 4%. Se andiamo ad analizzare 2020 e 2021, proprio per un discorso di lockdown e di un calo di fatturato quando non c'era il lockdown, perché comunque il calo di fatturato dipende ovviamente direttamente anche da un crollo delle tariffe che noi abbiamo subito, perché per forza, per essere concorrenziali, vista l'inesistente domanda, abbiamo dovuto calare le tariffe in maniera drammatica. Questa incidenza dell'energia in generale, elettricità e gas stiamo parlando, dal 4% è diventata quasi il 10% sia nel 2020 che nel 2021, e noi stimiamo che nel 2022 l'incidenza crescerà ancora per arrivare intorno al 15%, quindi più di tre volte rispetto all'incidenza che eravamo abituati ad avere. Questo la dice lunga sul fatto che sono situazioni abbastanza insostenibili, e tutte le misure che al momento sono state prese in considerazione dal governo non sono assolutamente sufficienti. Innanzitutto, noi, come dicevano anche prima, non siamo considerati come imprese energivore, ma purtroppo noi l'aria condizionata, il riscaldamento li dobbiamo avere accesi anche se abbiamo una camera occupata, perché ovviamente zone comuni o comunque per mantenere una struttura pronta alla clientela non possiamo spengere il nostro climatizzazione. In più abbiamo praticamente, non essendo considerati imprese energivore, non abbiamo grandi strumenti. Ora è stato fatto un decreto ad hoc per gli alberghi, dove comunque si parla di crediti d'imposta sul secondo trimestre del 2022, che vanno dal 12% sulle spese dell'elettricità al 20% sulla spesa del gas, e francamente questo è non è assolutamente sufficiente. Se poi compariamo, ci mettiamo a confronto con le nazioni europee vicine, vediamo che gli strumenti che il governo italiano ha per ora messo in atto sono molto meno risolutivi rispetto a quelli che possono essere, per esempio, in Francia e in Germania, dove la Francia ha cercato di limitare il caro energia impiegando risorse del nucleare, la Germania avvalendosi del carbone, e quindi questo comporta una differenza tra quello che è la situazione delle imprese italiane, dove secondo dati delle nostre categorie e delle nostre associazioni di categorie si stima che un albergo medio di medie dimensioni in Italia sosterrà per il 2022 un costo dell'energia che è esattamente il doppio dello stesso albergo di riferimento della Francia, e è il 25% in più dei costi che invece sosterrà un tedesco. Questo la dice lunga sulla anche difficoltà di essere attrattivi nei confronti di una clientela internazionale, dove noi abbiamo dei competitor a livello europeo che possono giocare una carta in più avendo meno spese. Questo si unisce a tutto anche il discorso della difficoltà del nostro prevedere il nostro futuro, perché abbiamo l'incertezza che ormai regna da 2 anni, una grandissima difficoltà a poter fare anche un minimo di stima di budget, e una difficoltà ulteriore proprio perché i nostri investimenti non si possono fermare, noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Quindi anche
quello che noi ci sentiamo di chiedere non è solamente un intervento che però deve essere sicuramente veloce e puntuale sul caro energia, ma anche interventi un po' a tutto tondo, perché quando si parla di finanziamenti Covid, noi come tutte le aziende alberghiere abbiamo ricorso ai finanziamenti Covid. Allora il governo, a nostro avviso, dovrebbe avere più sinergia con le banche e poter permettere che questi finanziamenti Covid, che per ora sono stati allungati solo a 8 anni a partire dal 2020, quindi 2 anni ce li siamo già bruciati e noi tra 6 anni dovremo andare a restituire completamente tutto il finanziamento fatto, allungarli, perché 8 anni non sono 8, quindi ormai ce ne sono solamente 6, non sono assolutamente sufficienti. Un'altra cosa che noi ci sentiamo di chiedere è la sinergia del governo con i comuni per cercare di riorganizzare quelle che sono, per esempio, la tassa dei rifiuti. Noi come alberghi e aziende alberghiere paghiamo la tassa dei rifiuti sui metri quadri e non su quello che realmente produciamo. Quindi, francamente... Dottoressa, mi scusi, sì, ma mi corre l'obbligo di fermarla per, diciamo, certo, dare la possibilità di continuare nei tempi. La ringrazio per l'intervento, mi scusa ancora, non volevo tagliarla perché era interessantissimo, però ecco, anche sul tema dei rifiuti eventualmente facciamo un altro approfondimento. Quindi io lascerei la parola all'onorevole Baldini, abbiamo un altro collegamento se vogliamo farlo in maniera molto stringata per poi arrivare, grazie, alle proposte definitive. Bene, grazie mille. Grazie di questo bellissimo intervento, è interessante poi l'intervento comunale, cioè come il comune deve interagire poi con le strutture alberghiere locali. Questo sarà un tema importante da affrontare in Italia, perché è un problema tangibile appunto con la tassa di rifiuti. Adesso passiamo all'altro nostro collegamento, che è il dottor Confalonieri, sono le lavanderie industriali in collegamento da Milano. Grazie. Buongiorno a tutti e anch'io ringrazio voi onorevoli per aver proposto e reso possibile questa conferenza che, come vediamo, è molto interessante. Io purtroppo in qualche cosa dovrò ripetermi, ma cercherò di tagliare un po'. Come tutti sappiamo e come evidenziato dal nostro vicepresidente Marchetti, la pandemia ha colpito il settore turistico in maniera grave e di conseguenza tutti i servizi che sono annessi, tra cui il nostro, della lavanderia industriale, che ha subito un fortissimo calo. Del resto, come noi siamo legati a stretto filo con gli alberghi, se non ci sono i clienti o gli alberghi chiudono, noi siamo fermi anche noi. Per cui pari pari quello che ha detto la dottoressa un attimo fa. Comunque nei nostri stabilimenti, che si rivolgono principalmente ed esclusivamente al settore del turismo, principalmente nelle grandi città, abbiamo avuto rispetto al 2019 un calo produttivo dell'80% nel 2020 e del 60% nel 2021. Questi sono dati annuali. L'attività le nostre lavanderie rappresenta un servizio, come è stato detto, essenziale e indifferibile per il funzionamento regolare delle strutture alberghiere, come è il noleggio, il lavaggio e la sanificazione della biancheria. È un servizio che viene svolto attraverso un processo al 75% industriale, certificato e che garantisce qualità e sicurezza igienica. Concetti che il Covid lo ha insegnato sono fondamentali per la nostra salute e rappresentano un biglietto da visita che l'hotel può spendere con i propri clienti. Che, come detto prima dall'onorevole Ferri, la biancheria è il primo biglietto che si presenta in albergo. Il cliente va subito a vedere la camera se è pulita e se ha la biancheria in ordine. Per cui il problema dei rincari e delle difficoltà ovviamente ci colpiscono.
perché già dai segnali si sono avvertiti già dai segnali di ripresa del 2021. Le bollette sono man mano dal 21 sono man mano cresciute di 5-6 volte e con la guerra siamo arrivati a 8-10 volte rispetto al 2019. Da noi, se la normale incidenza sul ricavo di gas e energia era circa dell'8-10%, ora è del 40%. Se poi pensiamo, diciamo, tra le altre cose, alla logistica, come faceva riferimento il dottor Marchetti per quanto riguarda, diciamo, i rifornimenti di biancheria e anche di altre materie prime, pensiamo solo che un container dall'estero costava 1.500 euro, oggi costa 15.000 euro. Un effetto questo dirompente, perché è un effetto doppio, è un effetto dirompente che nel breve va sicuramente riequilibrato. Purtroppo anche attraverso l'inevitabile adeguamento dei prezzi del nostro servizio. È una difficoltà che capiamo, perché come diceva la dottoressa prima, purtroppo in mancanza di clienti diventa difficile anche per loro fare occupazioni. Il ragionamento della filiera per cui diventa fondamentale. I fornitori aumentano, il prezzo del servizio costa di più e a cascata questo aumento arriva fino al cliente finale. Noi oggi siamo qui insieme a Confindustria Alberghi, perché siamo legati a doppio filo, per lanciare anche noi il nostro allarme al governo, chiedendo con urgenza un intervento strutturale volto a calmierare i costi dell'energia e del gas per questo settore centrale della nostra economia, quello turistico e dei relativi servizi. Le nostre aziende senza gas e energie non producono. Se non si interviene subito, rischiamo di rovinare, oltre ai danni già fatti dal Covid, il mercato dei servizi alle strutture alberghiere, perché la concorrenza di alcuni operatori del mercato si giocherà inevitabilmente su altre partite come il dumping contrattuale, il ricorso alle cooperative, all'interposizione illecita di manodopera pur di conquistare qualche cliente. Come azienda, ma anche come presidente della sezione turismo, abbiamo il dovere di combattere chi opera nel mercato in questo modo, ma il governo deve metterci in condizioni di poter fare impresa nel modo corretto. Dobbiamo sapere quanto costerà la prossima bolletta e cosa avremo davanti. Non possiamo seguire la logica impazzita dei prezzi. Per questo chiediamo l'intervento in termini di aiuto e in termini di tetto massimo al costo delle energie e del gas, che deve rientrare tra le priorità del governo. Noi cosa ci auguriamo? Ci auguriamo per prima cosa che tornino i clienti, che tornino le prenotazioni e che i nostri clienti alberghi abbiano l'occupazione ancora, diciamo, come minimo come nel 2019. Anzi, è difficile, diciamo, perché i problemi ci sono, perché come loro devono abbassare, diciamo, i prezzi, ma noi purtroppo non riusciamo più a, noi siamo già oggi sotto costo, non riusciamo più a produrre, per cui dobbiamo trovare e cercare di riequilibrare tutta la filiera, cui abbiamo bisogno che ci sia un intervento deciso e che soprattutto il nostro settore venga, diciamo, come primo della filiera degli alberghi, perché onestamente è il primo. Grazie al presidente Confalonieri e passo la parola all'onorevole Baldini, perché poi andremo sulle proposte concrete. Vorrei sentire le proposte, credo che anche l'onorevole Ferri sia d'accordo su questo, le proposte appunto congiunte di Confindustria Alberghi e Assosistemi Confindustria, oltre a tenere, vero come mi diceva, nervi saldi in questa situazione, perché si possono perdere le professionalità, si possono perdere le persone che con tanta fatica sono state costruite, perché non è che gli alberghi, le strutture, le aziende nascono in un giorno, nascono con un'esperienza, con una costruttività che dura tanti anni. Lascio la parola a voi per le vostre richieste.
Sì, effettivamente, onorevole, è esattamente così. Si sono perse anche delle professionalità. E questo è un dato di fatto, lo dobbiamo registrare e dobbiamo farlo diventare probabilmente un'opportunità. Quindi, gli imprenditori ci sono, l'imprenditoria mi sembra viva, ha voglia ancora di investire in questo settore. C'è bisogno di tenere i nervi saldi nei momenti difficili, come sono i drammatici, ma sono questi. Questa tempesta perfetta, nervi molto saldi, avere il coraggio di guardare comunque avanti, con un respiro un po' più ampio rispetto alla breve gittata che purtroppo gli avvenimenti ci impongono di guardare, però non dobbiamo mai dimenticarci che dobbiamo guardare al medio termine, perché anche le opportunità di costruire anche un'accoglienza turistica anche migliore ci sono, tutto sommato, no? Quindi trasformare in opportunità quello che sta accadendo. Quindi ecco, io sottolineo questo aspetto del medio termine che in questo momento drammatico, ripeto, qualcuno potrà dire, vabbè, in questo momento stiamo parlando di battaglie feroci o di guerre vicine, insomma, quindi, però noi dobbiamo avere, siamo imprenditori, d'altronde non possiamo, questa è la nostra, ci alziamo al mattino con questo credo, quindi dobbiamo agire. Dobbiamo avere qualcuno anche che ci sostiene, noi abbiamo voglia di investire, dobbiamo avere qualcuno che ci sostiene. Chi è questo qualcuno? Colui che ha le redini di questo settore del turismo del sistema Italia e quindi deve crederci insieme a noi. Se lo Stato e il governo ci crede, noi possiamo crederci. Lascio poi la parola al Presidente Confindustria Alberghi, però prima vorrei solo sottolineare un aspetto, perché magari per le conclusioni, per riassumere tutte le conclusioni e le proposte, sottolineare un aspetto a cui teniamo molto, che è quello della filiera. Cioè, credere in questo settore vuol dire delineare una filiera e dare una mano a tutti gli anelli della catena. Non solamente all'ultimo, perché sarebbe disequilibrato. Quell'ultimo poi si troverebbe a dover far tutto senza avere dei partner solidi che gli danno una mano. Grazie. Parola. Assolutamente sì, io ricordo sempre, lo ripeto sempre, il turismo è un settore che crea flussi di gente e di merci e come tale va considerato. Quindi erogazioni, soprattutto con grandi erogazioni di servizi. A questo punto abbiamo cercato di pensare, di cominciare a capire come cosa chiedere, al di là appunto, delle proposte già fatte dal dottor Confalonieri, che sono tutte da prendere in considerazione. La prima cosa che ci è venuta in mente è sicuramente parlare del credito d'imposta e portare, innalzare al 25% il credito d'imposta previsto per l'acquisto di energia elettrica, analogamente a quanto previsto per le imprese energivore. Quindi equiparare appunto la parte della percentuale del credito d'imposta. Inoltre, noi abbiamo già utilizzato ora per l'IMU, abbiamo delle aziende che hanno avuto delle perdite di fatturato nel secondo trimestre del 2021 superiori del 50%. Magari su quelle aziende attenzionare quel tipo di aziende, quindi introdurre delle maggiorazioni sui crediti d'imposta per quelle aziende con maggior crisi. E Posso la proroga. inserirmi questa proposta? Scusate, il discorso sull'IMU lo vedo un po' fuorviante perché non ci dobbiamo dimenticare che la maggior parte delle aziende alberghiere è in affitto, quindi non paga l'IMU e quindi è in affitto a un proprietario immobiliare. E quindi anche su questo parlare dell'IMU è un po' fuorviante, semmai sarebbe più utile cercare di avere una sinergia per indirizzare delle rinegoziazioni degli affitti. Noi nel 2020 con gli alberghi chiusi abbiamo pagato per intero l'affitto e i ricavi che abbiamo avuti non sono nemmeno stati sufficienti a coprire la metà dell'affitto che abbiamo dovuto pagare. Sì, assolutamente. La parte degli affitti è uno dei punti che abbiamo anche, su cui abbiamo lavorato e seguiteremo a lavorare, ma in questo momento
Noi abbiamo anche sulle nostre aziende, abbiamo una fascia di aziende che hanno sofferto di più e magari per questo stiamo dicendo su quel tipo di aziende cerchiamo di avere un'introduzione di una maggiorazione sui crediti d'imposta. Questo era, ho portato le sì, è vero che per tutti quelli che hanno gli affitti parlare solo di IMU è limitativo. Però ecco, dato che era stato già utilizzato, era soprattutto perché è stato utilizzato questo metodo sulle aziende più sofferenti che abbiamo avuto. E a quello che dicevamo, la proroga almeno di un ulteriore trimestre di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas con un'IVA agevolata. Noi abbiamo ora un'IVA al 5% e quindi provare per l'acquisto di gas ed energia a prolungare questa agevolazione che è in atto in questo momento. Grazie. Ovviamente seguiteremo a lavorare, abbiamo dei tavoli di lavoro perché non ci dimentichiamo che questi sono mesi per noi molto difficili, quindi l'attenzione massima sia come assosistema, quindi con i nostri partner che con i nostri soci, il dialogo e le discussioni, a volte anche animate, perché dietro abbiamo aziende che stanno soffrendo tantissimo, quindi imprenditori che sulla propria pelle stanno vivendo questa situazione, però cercheremo come associazione di fare un po' da sintesi e seguitare a lavorare su questi temi. Grazie, volevo chiamare anche l'onorevole Ferri per fare le conclusioni, ma io credo che il settore turistico dobbiamo in tutti i modi analizzarlo e sviscerarlo in quelle che possono essere poi delle modalità operative di cambiamento, perché sicuramente occorre un cambiamento di veduta, ma occorre anche un cambiamento di organizzazione. Io penso sempre, forse perché sarà che sono un medico, che quando anticamente dicevano cosa facciamo, dobbiamo ricominciare da una scuola, forse una scuola anche turistica, ma fatta a livello nazionale in un certo modo, mettendo insieme appunto le associazioni come voi di esperienza nazionale e internazionale potrebbe essere un modo di collegare lo Stato, quindi la risposta statale a una risposta concreta che è la risposta dell'offerta vostra con le spese chiaramente del privato. Io credo che questo potrebbe essere un input, non so se può interessare a voi, ma che potremmo fare per un nuovo incontro, cioè come i giovani oggi possono riaffrontare il turismo, possono affrontare il turismo perché di fronte a questi dati, di fronte a quello che sta succedendo, a questa, come mi è piaciuto molto, come ha detto la dottoressa, questa tempesta perfetta, io credo che un giovane per avvicinarsi a un'impresa turistica, a un albergo, credo che abbia delle grosse difficoltà. Invece poi le cose rinascono, no? Rinasce tutto, insomma, le cose passano per fortuna e possono rinascere. Io come impegno mio personale, ma vorrei sentire anche l'opinione dell'onorevole Ferri, questa cosa mi sembrerebbe un punto d'incontro di organizzare un grosso evento coinvolgendo i giovani per impresa turistica e le modalità di impresa. Darei la parola all'onorevole Ferri per la conclusione. Le proposte le condivido, c'è questo tema di equiparare queste attività imprenditoriali alle imprese energivore, innalzare il 25% del credito d'imposta, prorogare almeno di un ulteriore trimestre dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, e poi c'è una terza proposta sulle maggiorazioni sui crediti d'imposta, penso che siano ragionevoli. Tra l'altro chiudo con una riflessione, a differenza delle nostre abitazioni, una struttura alberghiera non è che quando non ci sei puoi chiudere le luci o dici chiudi al figlio, chiudi la luce in quella stanza perché siamo in cucina e inizi a educare. L'albergo sulla alberghiera deve essere sempre illuminata, deve sempre che siano occupate una o due camere o 10 o 20, è luce, è accoglienza e così vale per l'energia elettrica, vale per tutta una serie di spese che riguarda il complesso. E che hanno una funzione anche sociale, non solo produttiva, perché ha la funzione di essere un punto di riferimento di accoglienza in quel settore. Quindi dobbiamo avere una vocazione turistica che sia però anche un messaggio di impresa che può essere non solo profitto, ma come lo è anche questa funzione, ce ne siamo accorti nel momento della pandemia, come dicevo prima. Quindi benvengano queste proposte, le porteremo avanti con l'onorevole Baldini.
rimaniamo aperti per un tavolo permanente, anche telematico, non formale ma anche informale, ma che sia ricco di contenuti, di sostanze e soprattutto di proposte concrete. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie a tutti. Grazie.